Bentornati nel mio canale ragazzi, oggi voglio portarvi in questo bellissimo viaggio in cui farò un po' di trekking e un po' di trout fishing. Sto cercando di insidiare delle trote macrostigma che per lo più sono ibridi e tra un passo e l'altro vi mostrerò da cima a fondo questa splendida cascata. Venite con me, vi porto nella mia Sardegna. Io non le vedevo, erano dello stesso colore delle pietre. Dio, ce l'ho, fratello! Nicola! Troteresina! Le esche che sto usando sono il cucchiaino Sasuke Olympus Eros 3000. Poi lo vado a scendere bene a fondo. La levita? Subito, la ritiro lì. Me l'ha mangiata bene. Dai. Ok, ci stiamo spostando. Per adesso sono riuscito a avvistare pochissime trote, anzi forse solo una all'inizio del torrente, però per me è già abbastanza soddisfacente averne allamato una. Ricordatevi sempre di utilizzare ami no kill quando praticate il trout fishing, perché è molto probabile che se utilizzate ami con gli ardiglioni andrete praticamente a sfondare, diciamo, la bocca nelle trote. Purtroppo ragazzi, prima di questa pozza qua sono riuscito a insidiare un altro ibrido, però non avevo assolutamente il video acceso. Mi sono pentito amaramente di questo, però senza perdermi d'animo ho continuato a pescare e a risalire questa splendida cascata. Dai Peggy, dai! C'è da dire che quando si pratica questo tipo di pesca è veramente difficile riuscire a portare il pesce a guadino, e come vedete infatti. Là, eccola! No, slamata! L'hai vista? Slamata, l'hai visto? Chissà se la riprendo. Molto difficile. Ok, presumo che stiamo per arrivare all'apice. Ok ragazzi, non abbiamo trovato il punto della cascata, stiamo provando a tornare indietro. Guardate che bella la cascata che vi sto dicendo, è questa qua, scende qua. Eh sì. Cioè ragazzi, rendetevene conto, che figata! Ce l'abbiamo fatta,
siamo arrivati fino a qua, cascata veramente bellissima. Che dire, sono riuscito a fare un paio di trote e sono contentissimo. Adesso mangio, anzi mangiamo, poi si riscende giù e si prova ancora. Buon pranzo! Abbiamo mangiato, ci stiamo godendo un po' di sole prima della discesa. Spero di fare qualche altra trota. Che cazzo vedi? Camminando. Poi ragazzi, cosa molto importante: quando trovate questi segnali, seguiteli e percorreteli, perché vi indicano sempre la strada giusta. Non è facile orientarsi nel bosco e non è neanche facile ritrovare la strada giusta per tornare. Seguite sempre gli stessi passaggi che avete fatto per salire o per andare alla vostra meta. La nostra avventura finisce qua, solo per adesso. Sono veramente contentissimo di essere riuscito a catturare diversi ibridi, ma soprattutto di aver fatto un trekking in cui sono stato benissimo, ma ho avuto anche la possibilità di insidiare delle trote veramente spettacolari. La taglia è quella che era, ma in torrenti come questo non possiamo aspettarci di trovare dei pesci di dimensioni grandi, diciamo, ok? Perciò chi si accontenta gode e nulla. Da me è tutto, grazie mille al mio sponsor, grazie mille alla Sardegna, ci vediamo al prossimo video.